Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad Allora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo, anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Buon ascolto. Buonasera, buongiorno amiche e amici amadeusiane e amadeusiani all'ascolto. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream. E mi raccomando, iscrivetevi ai nostri canali, compresi quelli YouTube, Allora di Amadeus, Il Salotto della Morgue e Quelli che Roi. Oggi abbiamo con noi, mi viene da sorridere perché è un mio collega, non precisamente mio, di un'altra scuola, ma... che fa il rapper ed è un collega di IRC, religione. Bene, ve lo presento. Gianluca Cosentino, detto Cose. Eccolo lì. Ciao. Benvenuto in questo tourbillon. Grazie per l'invito. Mi fa estremamente piacere essere qui. Senti, per prima domanda, cos'è il conscious rap? Ecco. Io conosco tanti tipi di rap, ma il conscious rap no. Sì, beh, è un'etichetta, diciamo così, che viene data perché il rap, ovviamente, come mezzo di comunicazione, può parlare di qualsiasi cosa. In America sicuramente è più conosciuto questo sottogenere, chiamiamolo così, del rap, anche se ha illustri, diciamo, performer e artisti. Mi viene in mente Kendrick Lamar, che è quello più conosciuto, ha vinto anche un premio Pulitzer. Non so, Common, che è uno dei miei artisti preferiti, Mos Def, Talib Kweli, Nas. Fondamentalmente, conscious sta per cosciente, no? Cioè, colui che fa un rap, diciamo, pensato, un po' in contrasto con il gangster rap, no? Dove nel rap vengono raccontate le gesta, diciamo, criminali, delinquenti di questi artisti, no? Oppure che parla della strada. Conscious Rap parla di temi anche sociali, fondamentalmente, della vita vera, ecco. Dopo in Italia non... Pensavo in Italia, tutto sommato, al vecchio Frankie Energy, Lui sì, potrebbe essere uno di questi. potrebbe essere uno di questi che ora lo sai cosa che fa Jesus Christ Superstar. Ho visto. Non ho visto lo spettacolo, però l'ho visto veramente stilosissimo in una veste, nella veste di Erode. L'eroe. Erode hip hop star. Non è proprio il top Erode, ma comunque. Ne potremmo parlare, ma di un altro, magari un'altra puntata. Comunque ci sta, nel senso che ci stava nelle sue produzioni. Quelli che ben pensano era una canzone non gangster, ecco, per intenderci. Direi di no, direi, cioè, se mi permetto, direi proprio conscious alla grande. Penso che sia una delle più belle canzoni italiane, tra l'altro credo che abbia ricevuto anche dei premi in merito, tra le 100 canzoni più belle scritte negli ultimi tempi, ecco. E lo Sì, è, per sì. me lo è. Senti, mi viene da chiederti, che cos'è un best seller? Nel senso, cosa intendi tu al di là e al di qua del titolo della tua canzone? Sì, beh, comunque diciamo che best seller è proprio nata come tante altre canzoni per caso, cioè se devo essere sincero, non mi sono messo a tavolino a dire adesso scrivo best seller. Ero in studio, Alessandro Fava, che è il producer che mi ha fatto il beat, me lo ha lanciato. Io quel giorno ho fatto freestyle fondamentalmente, cioè quindi ho improvvisato le strofe, ed sono quelle canzoni che nascono senza una vera progettualità. Quello che avevo in mente io è quello. Io in questo momento stavo riflettendo su quello che avevo raccolto nella mia esistenza e dico, ma tutto sommato, grazie al dono della fede, lo posso dire, mi sento di avere tutto quello che serve. E non mi veniva una rima bella, no, per fare un ritornello rap, perché lui mi aveva detto, mi raccomando, non fare i soliti ritornelli conscious, ma fai un bel ritornello rap che entra in testa e picchia. Dico, vabbè, allora... Allora ti faccio vedere una cosa.
Il rimario, grande, mai usato in vita mia, però bello, bella quella copia, tra l'altro, mi piace anche la cover. Beh, potrebbe essere il prossimo regalo che mi faccio fare un rimario. Bello però, è Hai detto bello che non riuscivi a trovare la rima, per te. conserve. E allora niente, mi risuonava best seller perché dico, ma cavolo, la vita in fondo, cioè di ognuno, però non solo la mia, ma la vita di ognuno. Alla fine è comunque un libro, no? Lo dice anche dal puntista religioso, si usa questa metafora. E allora che libro può essere? Ma il libro di ognuno di noi, secondo me, è un best seller. Comunque è un best seller. Cioè, tutte le nostre vite sono talmente incasinate, talmente complesse, talmente avvincenti a volte, anche quelle che noi riteniamo le più noiose, non lo sono mai, perché ogni giornata basta saperla guardare, secondo me, è un intreccio di meraviglia. Eh sì, è una diversa dall'altra. È una diversa dall'altra, è un best seller. Io amo poi le storie degli altri, forse anche tu non faresti questo Sì. podcast se non le amassi. E quindi penso che il bello anche di quello che fai tu è proprio questo, cioè entrare nella vita degli altri e accorgersi di come sono belle le vite di tutti. E tutti potrebbero dire la mia vita è un best seller, io me lo auguro. È Sono proprio d'accordo. molto. Ti piace, al di là di questa canzone, che è un diamante, che è un diamante perché è venuta, l'hai detto te, è venuta alla vascola, le mie canzoni nascono da sole. Sì. Sì. E ti piace narrare, raccontare? Sì, molto, molto. È una cosa che ho scoperto recentemente nella mia vita e devo dire che mi fa bene, cioè ancora prima che provare piacere per questa cosa, provo un benessere, cioè, mi fa proprio bene, mi fa capire meglio chi sono, mi libera perché mi consente di esprimere, di buttare fuori sulla carta, di poterlo condividere anche con queste chiacchierate. Io trovo che sia un enorme privilegio e mi fa bene, soprattutto, ancora prima di Senti, provare piacere di me. tu hai detto più volte leggendo di te che la vita comunque è piena anche di cicatrici. Sì. Parlami di queste cicatrici. Allora, quanto dura la puntata, no? Perché Io posso farti durare 40 minuti, non è un problema per me. no, dai, scherzo, no, beh, chiaramente le cicatrici ci sono nella vita di ognuno di noi e sono a volte anche tante, a volte dolorose. Dolorose nel senso che, vabbè, sono ferite ricucite, chiaramente le cicatrici, se vogliamo rimanere proprio letteralmente parlando sul termine, sono ferite che si sono già rimarginate, ecco, le cicatrici. E ce ne sono state perché comunque, essendo noi esseri in relazione, ok, e quindi insomma non le sto qui proprio a descrivere chiaramente le ferite, però nella vita si subiscono, quindi. E poi cosa ne vuoi fare di queste ferite? Le vuoi tenere aperte? Vuoi vivere nel rancore? Cioè, tu lo sai, insegno religione, quindi ho un briciolo di fede e queste ferite le consegno, io le consegno nella preghiera e devo dire che lungo gli anni, non magicamente, chiaramente, non da solo, ma sono riuscito a chiuderle, a rimarginarle, a dargli un valore, a dargli un nome e quindi anche a superarle, quindi a renderle cicatrici, appunto, quelle ferite. Senza entrare nello specifico di quali ferite, No, alcune no, sono. no, no, sono Esatto. fatti dei singoli, non è questione di. Certo. Senti, una domanda particolare a proposito di viaggi, perché la vita è un viaggio, tutto sommato, Sì. ce l'ho spiegato adesso, no? Hai visto un treno nella sigla? Che ispirazioni, anche ritmiche, ti dà un treno? Grande. Bella questa. Io adoro i treni, tra l'altro, tu non lo sai. Perché sono nato proprio davanti a una stazione. Guarda, di Mantova, cioè sono nato a Mantova, ma i primi giorni di vita, questo me l'hanno raccontato i miei genitori, io ho vissuto i primi giorni, il primo anno probabilmente, proprio nel condominio di fronte alla stazione dei treni di Mantova. Quindi io credo che quel ritmo di cui parli, proprio io ce l'abbia dentro, nelle vene, evidentemente, perché io mi rilasso quando vado in treno. E quindi, sai, quando si è stati cullati da piccoli, probabilmente quel ritmo ti è entrato dentro. Quello del treno deve essermi rimasto, perché io amo proprio vedere i treni passare.
gli danno proprio l'idea del viaggio, chiaramente, dell'essere in movimento e anche del ritmo. Sì, è bellissima questa cosa che mi dici, del ritmo. Ci rifletterò su ancora di più. Chi è artisticamente cose? Ma questo sinceramente non lo so, nel senso che è qualcosa che sto imparando. È una domanda stupida, perché no, è, anzi. La faccio spesso perché in realtà voglio conoscere, voglio capire che cosa uno pensa di sé. Ecco, è una bella roba. Guarda, hai trovato il più incasinato del pianeta, no? Comunque so che siamo in tanti a avere questa roba. No, vabbè, io mi sto conoscendo, ti dico la verità. Soprattutto ho avuto un periodo molto lungo, sì, ci ho messo tanto tempo per decidere di avere questo talento e di metterlo a frutto, ecco. Anche perché io vengo da un mondo che è quello dell'hip hop, dove prima di prendere il microfono ci pensavi due volte, perché i pesi massimi di questo genere, hai detto prima, e ne hai detto qualcuno, erano Frankie Energy e altri nomi, non so, il Colle del Fomento, così, cioè penne pazzesche a mio avviso. Oggi tutti fanno rap e magari non si pongono nemmeno il problema, dicono quello che vogliono dire e addirittura vanno in classifica. Ecco, io forse sicuramente mi sono fatto troppe paranoie rispetto a questa cosa, avrei dovuto, potuto mettere a frutto molto prima questa abilità che mi sono trovato, perché effettivamente non è che sono andato a una scuola di rap, io me lo sono trovato dentro questa facoltà. Ma prima di dire ok, anche io posso dire la mia, ci ho messo del tempo, vuoi per retaggio culturale, vuoi per cose mie, personali, per come sono fatto, ci ho messo del tempo. Quindi nel 2018 io proprio ho detto adesso inizio, mi butto, perché se non lo faccio adesso non lo faccio più. Mm-hmm. Senti, quindi, come concili il rap con l'insegnamento di IRC, grande, l'insegnamento della religione cattolica, a scuola? Ad esempio, l'insegnamento della religione cattolica è entrato nella mia vita, ormai sono 15 anni che faccio questo mestiere, poi mettici quelli della formazione, quindi sono quasi una ventina d'anni che bazzico in questo mondo, e chiaramente quello è stato una specie di parentesi che ha fatto sì che io accantonassi il rap, no? Poi, avendo molto a cuore proprio l'educazione, cioè il fatto di essere anche, allora, più di adesso, mi sentivo proprio un esempio per questi ragazzini, perché allora io ho iniziato la primaria, prima ancora che andare con gli adolescenti, con i bambini, quindi dicevo, cavoli, mi interrogavo, no? Come posso di giorno entrare in aula e alla sera andare a fare i contest di freestyle? Non c'è niente di male, però io avevo questo blocco, quindi all'inizio non riuscivo a conciliarlo proprio, però essendo una passione che comunque non riuscivo a togliermi, perché comunque era presente in me, è pena delle gastriti evidentemente, quindi quando ho deciso di mettere a frutto anche questo talento, poi le cose sono riuscito a farle andare di pari passo, ecco. Quindi anzi, poi è stato un valore aggiunto, che sono stati i ragazzini stessi, i genitori, i colleghi a incentivarmi a proseguire, ecco. Quindi adesso sto in equilibrio con questa roba. Sì. Il rap dovrebbe essere spiegato a scuola. Spiegato sì e no, cioè dipende. Secondo me ci sono dei testi che potrebbero essere effettivamente analizzati. Luca, fai il prof di lettere. Sì. Alcuni testi li farei analizzare, ragazzi. Sì, io direi proprio di sì. Dovrebbe essere studiato al pari di una poesia, al pari di un testo, perché è un testo, al di là di tutto. E sì. Quindi i testi vanno compresi e analizzati. Mm-hmm. Senti, credi più nell'ispirazione o nel lavoro a tavolino? Tu fai freestyle, quindi credi nell'ispirazione per eccellenza? Sì, essendo un pigro il freestyle mi aiuta, però devo dire che a lungo termine l'ispirazione non paga. Sono stato schiavo di questa diceria, di questo luogo, posso dire, luogo comune a mio avviso. Dopo le due cose probabilmente si incastrano, perché io credo adesso, per il lavoro che faccio, per l'esperienza che ho accumulato, che il lavoro a tavolino è quello che devi fare. Cioè tu ogni giorno devi scrivere, per quel che mi riguarda. Almeno una riga, almeno due righe, cioè datti una disciplina. Poi è chiaro che questa disciplina poi sfocerà anche nel colpo di genio.
comunque nell'ispirazione quella fulminea, però è il lavoro a tavolino fondamentalmente che poi alla lunga ti ripaga. Io penso questo, cioè se uno scrittore deve pensare di avere l'ispirazione prima di scriversi, no, Hemingway cosa diceva? Mettiti alla macchina da scrivere e inizia a sanguinare. Cioè io credo che sia proprio quella. È quello, è quello, è quella. Ha ragione Hemingway. Vedi, per, citando Hemingway, tu che sei uomo di fede, Hemingway era molto distante, almeno come comportamenti dalla fede. Però anche le persone più distanti possono dire cose giuste. Assolutamente, assolutamente sì. E poi nessuno è distante veramente, a mio avviso. Senti, quanto hai impiegato a tirar giù la versione definitiva di bestseller? E beh, quindi quel giorno è stato, diciamo, un giorno favorevole, molto più vicino alla questione dell'ispirazione che a quello a tavolino. E quindi ci abbiamo messo veramente due ore. Che tipo di musica ascolti a parte il rap? Beh, io ascolto tantissima musica black, cioè vuol dire la musica soul, Marvin Gaye, ascolto Curtis Mayfield, ascolto Ben Harper, non ascolto rap fondamentalmente se non Nas, Kendrick Lamar, quegli artisti che ti ho citato prima, Common, Wu-Tang Clan, dipende dai momenti. Mm-hmm. Ma moltissimo cantautorato, anche mi piace quello italiano, musica classica. Ascolto poco rap, veramente. È tipico. Dici? Sì. A chi ti ispiri? Un po' l'avevi già detto. A chi ti ispiri? Io ho ascoltato tanto negli anni, quando ero più giovane, Chaos One, non so, adesso Chaos è sempre ancora in tour, i Colle del Fomento, tutti quei rapper, diciamo, che hanno qualcosa da dire, a mio avviso, che parlano la mia vita. Loro sono straordinari. Poi tutti i nomi che ti ho citato prima. Uh-huh. E, non so, anche Caparezza, devo dire che lo sto riscoprendo. Davvero un grande artista. Un grande artista. Fondamentalmente anche Faletti ha fatto due canzoni, due rap. Grande. Ha vinto anche un Sanremo, ha vinto. Secondo è arrivato. Minchia, signor Tenente, quella lì. Sì. Fondamentalmente era un rap, poi lui sapeva anche cantare. Bellissimo pezzo. Sì. Senti, ti piace leggere e soprattutto ti piace la poesia? Oh, purtroppo mi piace leggere, come puoi vedere. Io ti ho fatto la domanda perché me l'ero già preparata, però avrei dovuto essere più attento. Ma no, guarda, purtroppo. Dico purtroppo perché c'è un po' una condanna, nel senso che sì, mi piace molto, io sono onnivoro, cioè di lettura, leggo qualsiasi cosa, ogni giorno dedico almeno un'ora, ecco, quello ha una disciplina, cerco di leggere almeno un'ora e mezza al giorno, sono curioso, cioè penso che sia questo il motivo per cui leggo molto. Mm-hmm. Sì, mi piace proprio leggere. La poesia, devo dirti la verità, la leggo poco perché la poesia penso che sia una, cioè credo, però non so, perché non sono esperto in materia, penso che abbia un approccio un po' più lento rispetto alla lettura della narrativa, perché le parole sono pesate, quindi io che sono un po' anche frettoloso vorrei, forse non ho il tempo adeguato, ecco, da dedicare alla poesia, però l'apprezzo moltissimo. Mi è capitato recentemente di leggere una poetessa, una certa Gualtieri, sono rimasto stupito, cioè proprio in modo grandioso dalle sue parole, dal modo con cui questa signora ha incastrato questi concetti pazzeschi, proprio bellissima Gualtieri. L'ultima poesia che ho letto, esatto, l'ultima poetessa che ho letto. Altri poeti non mi vengono in mente in questo momento, però hanno letti in passato. Non li frequento spesso. Senti, che cosa intendi tu con resilienza? Oddio, è una parola che ultimamente si sente spesso, fa figo, no? Fa figo. Fa figo? Fa figo. Io penso che un po' lo sono stato.
credo di esserlo stato un pochino per quello che ho visto. No, fa figo dire resilienza e non, okay. Non un sinonimo. Ok, ok. Beh, direi che comunque credo molto in questo concetto, in questa facoltà, non so come chiamarla, in questa attitudine, in questa possibilità che noi abbiamo di esseri umani di sopportare il peso delle cose che ci capitano e di superarle, le avversità. Io credo di averlo fatto nella mia vita tante volte e tanti altri anche. Io penso che tutti noi abbiamo questa possibilità di essere resilienti innanzi a delle situazioni che ci capitano. Penso questo. Sì. E che cosa intendi con consapevolezza interiore? Intendo questo. Chiaramente io faccio riferimento all'esperienza anche spirituale del cristianesimo. Certo. Io grazie all'esperienza spirituale del cristianesimo in particolare ti potrei dire quello che anche Sant'Ignazio di Loyola ha insegnato, cioè il discernimento di ciò che ci abita e quindi da lì anche scaturisce un po' il discernimento e la consapevolezza di chi siamo, no? Cioè io mi scopro quando sto davanti a Dio e soprattutto quando mi confronto con la sua parola. Ecco, questa è la mia esperienza, io lì so chi sono. Ecco. Senti, con le tue canzoni ti consideri politically correct oppure dici chiaramente ciò che pensi senza infingimenti e fronzoli? Guarda, mi sta proprio sulle balle il politicamente corretto, quindi io dico quello che penso. Infatti rischierò il licenziamento prima o poi. O sei superiore probabilmente. Ah, giusto, giusto. No, non lo sono politicamente corretto, non mi piace il politicamente corretto, però è chiaro che nemmeno sono maleducato. Maleducato. No, ma quello, il discorso è... Esatto. Cioè, potresti anche essere anarchico, non c'entra ma niente. Sì, certo. Però il problema è quello di essere, di riempire di insulti oppure di dire le cose con garbo ed educazione. Esatto. In base a quello che racconti tu nelle tue canzoni, è possibile trovare la pace interiore? Tu mi dirai la fede. beh, sì, è possibile. Cioè, è possibile. Certamente questo, anche perché questo non è politicamente corretto, perché non si sente dire. Eppure io tutti i momenti di pace che ho avuto li ho avuti come risultato di questa esperienza. Ecco, non è un continuum, cioè, chiaramente, perché... Noi siamo abitati da tanti pensieri, siamo abitati da tante emozioni in una stessa giornata, in una stessa ora, ma quella pace interiore penso che sia quella famosa roccia su cui poggia la nostra esistenza che sperimenti solo nella preghiera, ecco, questo te lo posso dire. Cioè una preghiera costante che non è recitare quella memoria, ma è stare almeno un po' di tempo, questo sì, questo dona la pace. Senti, ancora due piccole domande. Quali sono i tuoi progetti? Navigo un po' a vista e ovviamente il mio progetto più a breve termine è quello di chiudere il disco, ecco, perché comunque l'ho iniziato, ho già 3 brani finiti, ne ho altri in cantiere e spero di raggiungere almeno una decina di tracce per poter fare il terzo album che ho in mente. Ecco, questo sì, quindi tra un anno e mezzo, quello che sarà, non mi sono dato una data di scadenza. Dal vivo però stiamo lavorando bene, ecco, con i 2 produttori con cui collaboro. Dal vivo? Ci vuoi andare? Per esperienze dal vivo, cioè concerti che... Ne vuoi fare? Io ne vorrei fare, sì, adesso sono fermo. Devo dire, il 2023 è stato un anno in cui abbiamo fatto... veramente tante date, diciamo, per non avendo un booking che ci segue, ma solo con il passaparola. Questo 2024 invece va un po' più a rilento e di concerti per ora all'orizzonte non ce ne sono. E mi piacerebbe perché comunque la dimensione live è quella che io preferisco ed è quella dove io do anche il mio meglio, sinceramente. Quindi mi auguro che ci siano concerti all'orizzonte. Va bene, senti, ci lasciamo dandoci i tuoi social.
Allora, beh, potete seguirmi sicuramente sulla pagina Instagram, che è quella che sto usando maggiormente, che è cose con la K, cose.mc, per Instagram, poi Spotify è sempre cose, e su YouTube cose, sempre con la K, e lì trovate quello che sto combinando, ecco. Io vi ringrazio. Bene, grazie infinitamente. Grazie. Gianluca. Che non siamo colleghi, sai che belle chiacchierate. Insegnanti. Sì. Va bene, dai. Dai. Alla prossima occasione. Sigla. Dai. Grazie Luca, a presto. Buonasera, buongiorno. Avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus. Alla prossima occasione.